Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video mi trucco con voi, io devo uscire, sono anche molto in ritardo, ma mi sono messa a guardare Robin Hood e quindi niente, ho fatto tardi. Mi era stato chiesto da una di voi se vi facevo vedere la base viso, quindi colgo l'occasione per farvi vedere anche la base viso, che comunque è sempre la stessa. Allora, la prima cosa che faccio, ma lo specchio l'ho preso, sì. Come al solito io sono cieca, quindi insomma mi vedrete con lo specchio, anche se poi farò dettagli, non vi aspettate chissà che grandi trucchi vi posso proporre, in realtà è solo un modo per chiacchierare un po'. Comunque la prima cosa che faccio è andare a mettere il correttore. Io ho qua un brufolino, qua invece un capillare. Qua un altro brufolino che mi sta guarendo, quindi ho acquistato di Balea, non ve l'ho ancora fatto vedere perché lo sto provando, questo correttore antibrufoli. Io avevo preso la 10, che è la tonalità chiara, però è veramente tanto tanto chiaro anche per me, quindi sono andata a prendere la 20. Ci sono solamente queste due colorazioni. Potrebbe essere un degno sostituto di quello che a me piace moltissimo della Essence, non lo so ancora, devo testarlo. Comunque vado ad applicare il correttore, io guardo anche qua perché ho lo specchio, sulle imperfezioni. Non è un correttore molto coprente, cioè si vede, nel senso, se veramente vi interessa di coprire le imperfezioni, se ne avete molte, ecco, questo no, però per quello che piace a me, per quello che serve a me, va più che bene. Quindi vado a metterlo appunto nei vari capillari che mi si vedono qua e là. Tra l'altro qua al lato del naso il gatto mi ha dato, mi ha sgraffiato, quindi vabbè. E io lo vado ad applicare con il dito, proprio molta professionalità. Voglio andarlo a provare, magari ci metto però quello più chiaro, anche nel contorno occhi. Perché anche qua io non ho un contorno occhi, non ho le occhiaie, però ho la pelle talmente tanto chiara e sottile che mi si vedono i capillari. Inoltre ho un mal di testa che voi non ve ne rendete conto, veramente non ve ne rendete conto, da ieri, e quindi mi sento proprio gli occhi appesantiti, e quindi ecco, magari se... Quindi io, ecco, la cosa che faccio è andare a applicare il correttore in questo modo, anche se il correttore magari è un altro. Comunque il modo con cui applico il correttore è sempre questo, anche se è liquido, uguale. Io lo vado a mettere e poi con le dita sfumo. Fatto questo, con la spugnetta di Mesauda, ve l'ho mostrata in un video dei top e dei flop, non so se caricherò prima questo video o prima l'altro, non ne ho idea. Comunque se l'ho già caricato ve lo lascio tra le schede. Con la spugnetta di Mesauda, che mi piace tantissimo, che ho già bagnato, vado ad applicare questo fondotinta di Yves Rocher, e questo è quello Giovinezza Radiosa, una roba del genere. Giovinezza immediata, fondotinta effetto giovinezza immediato per pelle... Oh mamma, come è scritto piccino, perle leviganti alla cera di rosa, effetto ottico, c'è scritto. Mi piace, io ho una pelle mista, non tollero molto le cose sul viso perché vado poi a buttarle fuori. In realtà questo a me piace un sacco. La colorazione mia è 200 beige, mi piace un sacco, lo vado ad applicare nella spugnettina e poi metto. Ora io davanti a me ho solamente la luce del computer che mi illumina, quindi non so poi come voi potete vedere, come risulta a voi poi il colore. Comunque è un fondotinta molto naturale, molto leggero, che vi fa veramente da seconda pelle. La cosa buona per quanto mi riguarda è che stranamente è uno dei pochissimi che non mi va a ossidare sulla pelle e che non mi diventa arancione, quindi a me piace moltissimo. E poi appunto è talmente tanto leggero che sembra di non averlo, non è molto coprente, nel senso, anche qua se avete tanto da coprire assolutamente no, però è un po' stratificabile, quindi a me questa cosa piace molto. E
uniformare la pelle. E appunto, che è poi quello che cerco io, perché io non ho bisogno di coprire, ma anche se ho delle imperfezioni, cioè a me non interessa assolutamente, quindi me ne vado tranquillamente in giro struccata ogni giorno in realtà, senza problemi, ma mi vedete anche nel video, nei video struccata molto spesso, comunque lo vado a mettere anche nelle palpebre e mi piace veramente tanto. Questo e quello della Essence sono i miei favoritissimi. Poi vado ad applicare la cipria. La cipria che sto utilizzando è sempre questa. La vedete in tutti i video, ma io vi giuro che sto usando solo questa. Cioè sto praticamente facendo andare a male tutte le altre ciprie. Non si vede la fine. Non si vede la fine, ma neanche da lontano. Comunque mi piace molto. Matifica, va fissare il trucco, però non finisce mai. E io di cipria abbondo anche in genere perché non voglio sentire il bagnaticcio, diciamo, dei fondotinta e quindi abbondo di cipria, ma non finisce. Tra l'altro, nel frattempo si è spenta la telecamera, io ho parlato per 6 ore, bla bla bla, allora non so dov'è che si è spenta la telecamera. Comunque, ho applicato il blush, che è sempre il solito. Ho messo l'illuminante della Essence col dito, cioè sono andata a fare così e poi ho fatto così. Io lo applico solamente in questa zona del viso, non sul naso e non sulla bocca perché non mi piace come effetto. E questa è la mia base viso. Può essere che a volte applico la terra e faccio un leggerissimo contouring, di solito utilizzo la terra di Astra, però ecco, la mia base viso è questa. Potrei anche mettere 1000 prodotti, potrei fare 1000 cose, ma in realtà questa è quella reale che faccio io sempre e è quella che fate poi anche voi, immagino. Spesso, quasi sempre, quello che si vede su YouTube sono dei trucchi molto belli, ma non sono dei trucchi per uscire fuori, ma neanche la sera, perché in un video ci sono le luci, ci sono gli obiettivi, ci sono tante cose e l'effetto è molto bello. Sono dei trucchi pensati apposta per essere visti in un video, quando però poi ci si esce, si nota tutto, tutti i vari strati di trucco si notano e non è bello, quindi nessuno in realtà esce in quella maniera. Quindi io credo di fare una base viso molto semplice, molto veloce, come fanno tutti. In 3 minuti ho fatto tutto. Ed è anche uno di quei trucchi che una persona può fare la mattina prima di andare al lavoro, che ha poco tempo. Poi sono andata anche ad applicare in realtà, prima che si spengesse. Dopo che si è spenta la telecamera, ma io non me ne sono accorta, l'ombretto che è nel video Progetto Smaltimento 20 in 2020 di Essence. Anche questo io con il dito, ha un colore molto chiaro e quindi io vado con il dito, lo metto nell'ombretto, dopodiché faccio questo e sfumo poi con il dito. E questo è l'ombretto mio di stasera, che è un sabato sera, molto tranquilla, una cosa molto tranquilla. Non ho chissà che piani per la serata, nel senso esco con degli amici, nulla di che, però se dovessi andare a ballare probabilmente sarebbe uguale, anche perché sono un po' in ritardo, quindi cerco di sveltirmi un po'. Poi non so se mettere la matita nera sugli occhi. Io non metto eyeliner, non faccio le codine, per un motivo, non ci vedo, quindi io non ho le lenti. Per fare una codina, comunque un bel rigo di eyeliner come si vede, dovrei vederci bene, però allora se mi metto l'occhiali non posso, fare la riga, se però non li metto non vedo niente. Quindi io vi mostro che cosa faccio, ecco, una persona cieca come me che cosa fa? Benecos. La matita anche questa nel progetto smaltimento, vi mostro che cosa fa, che è poi la verità. Lo so che non si deve tirare l'occhio, ma bisogna andare. Ma io ho una palpebra molto morbida, mollicina, sempre stata così, eh?
E quindi io devo per forza tirare un pochino, perché altrimenti, soprattutto con una matita, viene un pastrocchio. Io poi tanto la codina non la faccio e quindi non importa. Quindi io che cosa faccio? Io spero anche di essere inquadrata. Mi avvicino un secondo allo specchio. Semplicemente vado a passare sopra la riga dell'attaccatura delle ciglia. Cercando di fare una cosa finissima. Che credo non succederà, però l'obiettivo sarebbe quello. Ho messo la matita, questo è quello che io di solito faccio quando metto la matita, perché non la metto sempre. Oddio, che mal di testa che ho, non ve ne rendete conto. Allora, mi fa male qui dietro, oddio. Fatto questo, che cosa vado a fare? Vado ad applicare il booster, questo qua della Essence, sulle ciglia. A me piace molto questo prodotto, devo essere sincera. Se avete un mascara che non è proprio la fine del mondo, questo qua aiuta un sacco e vi fa veramente delle belle ciglia. È bianco. E a me non dispiace per niente, veramente secondo me è un buon prodotto. Non so se lo fanno ancora, però credo di sì. Tra l'altro ha anche una buona profumazione, mi sembra, sì, infatti, di frutta. Voi non potete capire la fatica che sto facendo per cercare di rimanere con la bocca chiusa e non aprirla durante questa applicazione. Faccio da mascara, che poi io ho gli occhi molto diversi, anche se lì per lì non si vede, però poi quando mi vado a truccare la differenza si nota molto, e anche le ciglia sono molto diverse, e quindi niente, vabbè, un po' così. Mentre nel frattempo che si asciuga, io vado ad applicare questa qua, che è la nebbia fissante di Neve Cosmetics. Vaporizza un casino. Bagna, fate il bagno, però non è malissimo. Non la sto utilizzando la tacchina dove ho piccola, niente. Carina, non so se la vedete. La sto utilizzando da non moltissimo, però non è male. Aspettate che il gatto mi fa pena. Vieni, Olivia, perché stai dormendo lì? Vieni, Pippi, qui con me. Ma la vedete? Oddio, vieni. Pipì. Vabbè, comunque continuiamo. Vado poi ad applicare il mascara. Ne applico due. Prima il Pupa Vamp, dopodiché questo qua di Ean. Ne vado ad applicare due perché questo è buono, ma è verso la fine, quindi inizia un po' a fare dei grumetti. A parte che poi mi si sporca tutta la confezione, non so perché, è una cosa che odio. Questo qua ha uno scovolino che è veramente molto duro, perché è in silicone ma è duro e vi buca se lo avvicinate troppo all'attaccatura delle ciglia. Proprio per questo pettina che è una meraviglia. Quindi vado ad applicare intanto il Pupa Vamp. Di sicuro mi macchierò, ve lo dico già. Comunque. A me piace proprio l'effetto di ciglia finte. Se non fossi così impedita e se non fossi così cieca, andrei a mettere in continuazione anche le ciglia finte. Ma non mi riesce uno, due, non ci vedo, quindi niente, niente ciglia finte. Dovrei imparare, è che non ho la colla e mi scoccia comprare la colla per poi magari mettere le ciglia finte una sola volta e basta. Comunque, questo è il mascara, lo conoscerete sicuramente. Non mi sono ancora macchiata, tra l'altro. Praticamente è finito, io lo sto facendo ancora andare avanti, ma si può dire che è finito. E anche questo, in realtà. Poi con questo qua vado a pettinarle. Questo
Questo diciamo che anche quando finirà continuerò a utilizzarlo, eccolo, mi sono macchiata, appunto per pettinare le ciglia, perché essendo così duro, veramente è perfetto per questo scopo. Mi era stato omaggiato da Ean al Cosmoprof, secondo me è veramente un ottimo prodotto. Fatto ciò, aspettate che guardo se sto ancora registrando. Sì. Fatto ciò, vado ad applicare questo che è da mettere appunto come ultimo step ed è il top coat di sempre di Essence. Questo mi sa che non lo fanno più, è un prodotto che ha le fibre, però devo dire che è un prodotto che a me piace molto, ma siccome anche questo è agli sgoccioli, inizia un po' a perdere i colpi, ma ne ho uno nuovo. Là. Ovviamente ho un occhio diverso dall'altro, ma chi se ne frega. Poi, rossetto. Allora, io devo dire che ho dei rossetti bellissimi. No, ne ho uno che è nuovo. Vorrei in realtà mettere qualcosa di diverso, però ho questi qua del progetto smaltimento che vorrei portare avanti, quindi non so bene come muovermi. Allora, intanto vado a mettere la matita di Lavera, che è sempre più piccola. Tra parentesi, vi spoilero che ho finito un prodotto per le labbra di questo progetto smaltimento che me lo stavo portando dietro da 10 anni, quindi me molto felice. Quindi vado a metterlo sul contorno, ma anche all'interno delle labbra. Tra l'altro, io stasera ho anche le labbra particolarmente secche e non so per quale assurdo motivo. Che ha un colore. Questa matita a me piace molto perché mi va a uniformare le labbra. E quindi in realtà sta bene con tutti i rossetti perché è praticamente del colore delle mie labbra. Prendo un rossetto nuovo, va? Non sapendo bene quale scegliere, ho preso un po' di tutto. Allora, il rossetto nuovo è questo qua della Essence. Però c'è da ddire una cosa, non ho molto voglia di andare a testare un prodotto per la prima volta fuori da casa, quindi magari no. Sono indecisa se mettere questo qua di Equilibra. La colorazione non è in queste confezioni, è una cosa che io odio. Comunque, questo. Ho anche questo bellissimo rosso di Equilibra, però non mi va il rosso in questo momento. Se no, che cosa posso avere da mettere? Ho questo qua di Deborah che in realtà ho comprato e ho messo una volta e potrei metterlo, però anche questo va sul rosso. Ho questo bellissimo di Kiko che a me piace molto. Questo è un papabile per stasera. Poi che cos'ho? No, un fucsia assolutamente non mi ci va. Anche questo è bello. Ma per forza, se l'ho comprato vuol dire che mi piace, quindi sono tutti belli, però dai, su ce la possiamo fare. Allora, cavolo mi metto. Anche questo di LA Splash è molto bello. Va un po' a sparire sulle mie labbra, mi sa. Proviamo questo di LA Splash. Com'è? Niente, uguale alla matita. Niente, la videocamera non mi è d'aiuto, mi si è rispenta di nuovo. Comunque ho applicato questo qua di Kiko. A me piace molto. È cremoso, ma non si sposta dalle labbra. Il colore è bellissimo, la profumazione è buonissima. E niente, ho voluto mettere questo. Veramente stupendo. Dovrei indossarlo più spesso. Mi piace veramente tanto. Comunque questo è quello che io in genere faccio. Posso cambiare il colore del rossetto, posso cambiare il blush, posso cambiare il fondotinta, ma il procedimento che io faccio è questo. E è una cosa veloce. Va bene così per il mio tipo di pelle, per quello che io richiedo. Per me va bene, è più che sufficiente. E quindi niente, questa è la mia routine di make-up. Fatemi sapere che cosa fate voi, quali prodotti mi consigliate, perché io sono sempre curiosa anche di sapere che cosa pensate voi. Il video finisce qua, esco perché è tardissimo. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!